Bentornati a tutti. Eccoci qua. Chi vi parla è Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo. Dopo vi spiegherò perché lo rimarco. Con me c'è sempre Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Ormai la memoria. Sì, comunque torniamo sempre a ripetere, usate internet perché internet è più immediato, più continuo e soprattutto insomma sono delle belle guerre, in questo momento c'è una fase di stasi. No, non c'è una fase di stasi, c'è una fase di attacco anche sul nostro gruppo che però... Sì, no, questi due giorni è abbastanza tranquilla la situazione, sì. Comunque gli ascoltatori che vogliono partecipare a rendersi conto di come le varie strutture cattoliche tramite azioni veramente squalide e soprattutto possono avere una dimostrazione del fallimento esistenziale di molte persone, cosa porta alla concezione cattolica dell'esistenza e cosa può portare poi nei comportamenti spicci anche dal punto di vista culturale e comportamentale, su internet e sulle nostre mailing list ne hanno l'esempio migliore, più ampio, più consistente. Cioè io ho visto il caso proprio, definirei patologico, di alcuni cristiani che addirittura sincronizzano le ferie per essere a casa il giovedì per ascoltare la nostra trasmissione, per incavolarsi. Cioè io dico, chi te lo fa fare, ascoltati qualcos'altro, ascoltati Radio Maria, non serve che uno vada a sincronizzare le ferie per tornare anche in Italia dall'estero il giovedì per ascoltare la nostra trasmissione e poi incazzato per quello che diciamo vada su internet a sfogarsi. Probabilmente, sai, queste persone vivendo in situazioni di squallore, di povertà, di mancanza di realizzazione personale, rendendosi conto che sono incapaci all'interno del cristianesimo di realizzarsi in qualche maniera, trovano semplice cercarsi di atteggiarsi da inquisitori quando sono dei falliti come in tutti i sensi. Ferie per fare sesso con le bambine in Thailandia, dai, quando uno è incapace anche di vivere la situazione sociale arriva a quei livelli, insomma. D'altronde è quello che fanno i cattolici normalmente, sì, no? Beh, cioè la situazione, sai, che hanno costruito loro per cui... Noi i casi di pedofilia cattolica ne abbiamo documentati a centinaia. Lo ripetiamo continuamente, esistono magistrature che continuano a dar ragione alle nostre tesi sul discorso della pedofilia cristiana. Ricordiamo il recente processo anche in Francia in cui un vescovo è stato condannato proprio per omertà e per azioni proprio intenzionalmente fatte per, certo, bloccare la giustizia. Di conseguenza, cosa possiamo pensare di diverso? A quel punto non è che restano altre margini per altri tipi di pensiero diversi, no? Va bene, Francesco, parliamo, sì, domani l'11° dibattito. Ho, esatto, visto che sta girando il messaggio col 7° dibattito, in realtà quello l'avevo copiato e corretto, però quel 7° anziché 11° mi è sfuggito, beh, l'ho ricorretto dopo. E altro, ne girano molte cose ultimamente su internet, sì, di conseguenza. Affossati. Sì, ecco, ricordiamo anche di sempre il discorso, appunto, che poi c'è il discorso che sta girando su internet, una cosa che noi abbiamo tralasciato in quanto gli ascoltatori sono meno interessati a certe tematiche, il discorso anche sulla Vicca, in quanto la Vicca italiana che si vuole presentare come un'elaborazione della stregoneria è abbastanza insufficiente, mancante di coperture, di capacità di elaborazione, con una paura incredibile. E io porto l'esempio, sono su alcune mailing list della Vicca, e facendone anche una semplice obiezione personale dell'incapacità di firmare con nome e cognome, addirittura c'è della gente che ha risposto che lei non compra libri per corrispondenza per un corso di privacy. Cioè, io non mi sono mai procreato i problemi di ordinare anche a casa editrice cattolica con il mio nome e cognome dei testi che mi interessavano. Perciò questo significa chiaramente che se delle persone hanno questa paura anche ad esempio all'interno di situazioni protette come una mailing list in un certo senso, di dire il loro nome, ma non dico cognome, il loro nome, implica che la Vicca non dà sicuramente una formazione di capacità guerriera o di cercare di essere duri, di cercare di vedere le cose, soprattutto di coraggio. E infatti qualcuno rimarcava la necessità che la Vicca fosse segreta. Io sicuramente non credo nei segreti, perché i segreti sono sempre segreti di Pulcinella, sono segreti inutili. Io penso che quello che sia essenziale sia sempre la capacità di vivere. Non è tanto quello di essere dei guerrieri, semplicemente chiamare la vita coi loro nomi e coi giusti atteggiamenti, nel senso che non si può andare per strada con la paura e il terrore che una macchina ti investa. È chiaro che se vai per strada c'è quel problema, però non ti puoi impedire di andare per strada ucciso dalla paura che ti impedisce
perché una macchina potrebbe investirti. Cioè, chiaramente tutta la vita è fatta dei suoi pericoli, però la vita va affrontata per quello che è, e se noi non siamo in grado neanche di esporre il nostro sentire, esatto, religioso, il nostro percepire, beh, io capisco quelle persone avevano dei timori quando c'erano i roghi. Capisco anche adesso che figli di puttana e pezzi di merda è pieno il mondo, che sono pronti a non solo a denigrare, a infamare, ma anche a tirare i peli un po' più pesanti. Ne sa qualcosa Marco Dimitris se per questo. Però questo non ci deve distogliere dal fatto che abbiamo non solo il diritto, ma abbiamo il dovere al nostro sentire religioso, al nostro percepire il mondo e ad esporre se stessi, e dobbiamo essere sufficientemente adeguati per rispondere a chi vorrebbe impedircelo di farlo, perché altrimenti gli togliamo il diritto, la libertà di commerciare in carne umana, di vendere persone o di spacciare eroina, perché queste persone poi la libertà la intendono proprio come trafficare schiavi, come spacciare eroina, come stuprare bambini. Cioè loro si ritengono liberi in dover di fare questo, che è veramente allucinante. Ma poi tra l'altro la cosa più, appunto, Claudio ricordava, non viviamo in un periodo di inquisizione plateale come nel Medioevo o nel Rinascimento, in cui c'erano i roghi. Di conseguenza un pagano, o chi si richiama la stregoneria, dovrebbe sempre avere una qualità personale che gli permetta di comprendere e di cogliere le occasioni per ricostruire il suo pensiero, ricostruire la propria esistenza. Siamo in una situazione storica in cui, bene o male, certi diritti civili che esistono, conquistati non per certo per merito dei cattolici o di tutti i monoteisti, ma per milioni di persone che sono bruciate al rogo per affermare principi in cui le persone potessero scegliere il loro percorso religioso o esistenziale, ci ha permesso di elaborare un principio, appunto, di diritto civile in cui la libertà si può manifestare e il proprio pensiero ha una certa validità. Se un pagano non sa cogliere questo momento per poter dire do il mio contributo o mi manifesto, sinceramente è una grave mancanza esistenziale. C'è anche un'altra cosa da dire, che quelli che sono i timori della manifestazione del proprio pensiero religioso sono timori di natura emozionale, sì, non sono timori di natura giuridica. Cioè, se voi vi incazzate perché qualcuno non vi fa delle azioni, perché voi vi chiamate pagani o vi considerate apprendisti stregoni o vi chiamate qualunque altra fede religiosa abbiate, esistono anche i magistrati che intervengono. Certo che il magistrato non può intervenire se voi avete paura di voi stessi, cioè se voi avete paura del vostro stesso sentimento religioso, è chiaro che non potrete mai neanche avere le ragioni per questo. Naturalmente so benissimo quanto sia difficoltoso tutto questo, so benissimo come venga organizzata la mafia cattolica proprio per impedire alle persone di far questo, e ve ne darò un esempio dopo quando parleremo di un fatto specifico, però vi dimostrerò come quando si riesce a esporre a se stessi, magari dopo un anno però si hanno dei vantaggi, e ve lo dimostrerò praticamente giornali alla mano e cose alla mano. Questo dopo però. Sì, esatto. Prima di tutto cos'è che dobbiamo ricordare? Dobbiamo ricordare domani sera Francesco, esatto, l'undicesimo dibattito, e questo serve anche per fornire alle persone gli strumenti per esporsi. L'undicesimo dibattito di stregoneria o di paganesimo politeista, prendete come volete, tanto è esattamente la stessa cosa, cioè noi li facciamo passare come sinonimi, per cui non c'è problemi. L'undicesimo, l'arte dell'agguato, dalla ragione all'intuizione. E con questo chiudiamo l'essere all'interno del mondo dell'essere natura e entriamo nel sistema sociale e diventiamo uomini del sistema sociale. Però l'appuntamento è per domani sera, appunto venerdì, che è domani sera, venerdì 19 ottobre. L'appuntamento è a Malostica, in via Montello 66, sulla statale che da Malostica porta a Bassano. Ci ritroviamo sul piazzale di dove c'era la sede dell'emittente regionale Veneta, dove c'è stata la sede di Radio Gamma 5. Sul piazzale ci troviamo lì, appunto via Montello 66, e da quel punto ci spostiamo all'ora della conferenza. L'appuntamento va dalle 20:15 alle 20:45, poi si parte in macchina, si fanno un paio di chilometri e si vanno sulla sala della conferenza. Benissimo. Va bene, Francesca. Sì. Altra novità? Non c'è solo. Io torno a ripetere, usate internet, così avete anche una dimostrazione di molte cose, insomma, che non diciamo in questa trasmissione. Sì, ricordate che alcune ore, una quindicina di ore di trasmissione si possono ascoltare anche, esatto, su internet, finché. Bene, allora, facciamo la trasmissione di oggi. Allora, parleremo della libertà, e qui è un discorso che fra noi e i cristiani proprio non ci si capisce proprio, uno dice a libertà
io sono, devo essere libero di mettere in ginocchio le persone, e le persone devono essere libere di mettersi in ginocchio davanti a me. Noi con questo concetto di libertà proprio non ci stiamo proprio, anzi non è libertà, questo è schiavismo puro. Per noi libertà intendiamo le forze che da dentro l'essere umano, il singolo essere umano, si espandono nella vita. E qua ci scagniamo un pochino, Francesco. Bene, allora commentiamo dal sesto libro dell'Enneadi, di ottava parte, soltanto l'immateriale è libertà. Si può partire da questa affermazione soltanto all'interno del concetto di potere di avere, dove anche il concetto di libertà non è inteso per sé, cioè come manifestazione dell'individuo nel mondo in cui vive, ma è inteso come capacità dell'individuo di possedere dei mezzi, che in questo caso sono le rotture delle limitazioni imposte da quando egli è, da quanto egli è. In pratica si immagina quanto egli sarebbe se, ignorando di fatto quanto conduce a. Considerando il libero arbitrio come manifestazione della volontà del soggetto nell'oggettività in cui vive, e pertanto con le limitazioni nel suo esercizio imposte sia dalla qualità del divenuto del soggetto sia dai rapporti di potere esistenti nell'oggettività stessa, dobbiamo riconoscere pure che le virtù del soggetto altro non sono che le limitazioni all'esercizio soggettivo del libero arbitrio e limitazioni della sua libertà. Cosa sono le virtù in Plotino? E più in generale, che cosa sono le virtù? Le virtù sono le imposizioni che un soggetto fa a se stesso per limitare l'esercizio del proprio libero arbitrio in funzione di volontà diverse dalla sua. Il soggetto rinuncia a parte della propria volontà per asservirsi a una diversa volontà. La virtus romana era un attributo molto apprezzato nei militari romani, in quanto questi individui rinunciavano ad esercitare la propria volontà per mettersi al servizio della volontà dello Stato romano. Dal punto di vista della morale e della religione monoteista, la virtù è la rinuncia di un soggetto alle proprie pulsioni e il dominio della morale esterna sulle tensioni che dal soggetto premono per l'espansione verso l'esterno. La volontà attribuita al Dio padrone, all'uno, quale morale che indica la via del bene, viene imposta al soggetto che, attraverso la virtù, la impone sui suoi moti dello spirito e le tensioni che da dentro di lui spingono per espandersi. Da qui il considerare le tensioni che pervadono l'individuo come elementi che si contrappongono al bene, alla morale imposta dal Dio padrone o dall'uno, che pertanto devono essere represse attraverso l'esercizio della virtù. Afferma Plotino: la virtù e l'intelligenza non hanno padrone, l'intelligenza è in se stessa e la virtù vuole essere in se stessa e dirige l'anima perché sia buona, e fino a questo punto essa è libera e rende libera l'anima. Appare evidente l'aggregazione delle preposizioni di Plotino al potere di avere, al possesso come riferimento del concetto di libertà. Siamo infinitamente distanti, direi anni luce, dall'eros che scioglie i legamenti o che spezza le membra nella costruzione della libertà. Con Plotino siamo all'interno del concetto del potere di avere, dove la virtù, che viene rappresentata come libera, si impadronisce dell'anima, delle sue tensioni, delle sue pulsioni per dirigerla verso il bene. Dice Plotino: ma quando le piombano addosso le passioni fatali e le azioni, le virtù che ha custodia dell'anima non aveva affatto progettato che esse insorgessero, e tuttavia anche allora essa continua a conservare il suo libero arbitrio e riporta anche allora i suoi atti a se stessa. Essa non si subordina alle cose e non sempre salva colui che è in pericolo, ma se le sembra giusto lo abbandona e ordina di rinunciare alla vita, agli averi, ai figli, alla patria stessa, perché ha di mira la sua onestà e non l'esistenza delle cose che sono sotto di lei. Perciò la spontaneità delle azioni e il libero arbitrio non si riportano né all'attività pratica né a quella esteriore, ma ad un atto intimo, a un pensiero e a una contemplazione che appartengono alla virtù stessa.
vediamo come Plotino, con Plotino, che il concetto di virtù viene estraniato dall'attività pratica della vita e delle pulsioni dell'essere umano per diventare una rappresentazione dell'intelligenza, cioè dell'uno all'interno del singolo essere umano, dove la virtù, a guardia delle pulsioni dell'anima, tenta di dominare l'essere umano per ridurlo a una condizione morale a prioristicamente imposta. Cosa fa dunque la virtù? Chiude l'essere umano in un vicolo grigio che dovrebbe condurre verso il bene quale espressione dell'intelligenza. Toglie all'essere umano il bene inteso come manifestazione delle sue tensioni e delle sue passioni dell'oggettività, per piegarlo al male inteso come modello a prioristico imposto dall'intelligenza, dall'uno o dal Dio padrone. La virtù non è in grado di esercitare il proprio libero arbitrio, perché non lo esercita per se stessa. Non è un ente che si espande, ma esercita il possesso dell'individuo affinché, sottraendosi dalle tensioni e dalle pulsioni che spingono per esprimersi nel mondo, aderisca al bene imposto all'uno al quale deve uniformarsi. La virtù manifesta il possesso dell'individuo, non il libero arbitrio. Accidenti. È lungo. Non ti preoccupare. Il libero arbitrio è oggetto contrapposto alla virtù, in quanto il libero arbitrio mal toglierà le costrizioni nel suo esercizio. Il soggetto lo manifesta, ma nel manifestarlo è costretto a tener conto di tutte le limitazioni che l'esercizio del suo libero arbitrio pone sia all'oggettività nel suo insieme, sia all'esercizio del libero arbitrio che è stato manifestato nello spazio e nel tempo dall'origine dei mutamenti. L'intelligenza stessa, come formulata da Plotino, non manifesta il proprio libero arbitrio, ma manifesta il possesso degli individui che attraverso la virtù devono uniformarsi al grigio sentiero che porta al bene, rappresentato da essa stessa. L'insorgenza delle pulsioni e delle tensioni dell'individuo è vista come una forza che rompe il controllo della virtù, ed è corretto, in quanto le passioni travolgono i grigi confini che l'intelligenza, intesa come Dio padrone, ha messo a guardia del suo possedimento all'interno dell'individuo mediante la virtù. Cosa diversa è l'accettazione da parte dell'individuo alla rinuncia ad alcune tensioni e ad alcune pulsioni o alla relativa risposta a queste per mettersi al servizio della specie a cui appartiene o del sistema sociale di cui è parte o dello Stato, se vogliamo. Quando questo avviene, l'individuo non può essere considerato un oggetto di possesso da parte della specie, del sistema sociale o dello Stato. Se l'individuo ha messo a guardia, a parte di se stesso, delle virtù cui sottomettersi, così deve fare la specie, il sistema sociale o lo Stato nei suoi confronti. La virtus non è attività a senso unico, ma è un fare a due sensi, dove quanto ha rinunciato l'individuo deve essere compensato dai vantaggi che l'individuo concede, che all'individuo concede l'oggetto per il quale l'individuo ha rinunciato. Provate un po' a vedere in rapporto amoroso se non è così. La virtus della specie, la virtus del sistema sociale, la virtus dello Stato è elemento centrale affinché l'individuo accetti una virtus nei loro confronti. Questo viene ignorato da Plotino, in quanto egli appartiene a quella gestione dell'individuo che considera l'intelligenza capace di esercitare il proprio libero arbitrio attraverso il possesso del soggetto e la virtù quale manifestazione di questa nell'assicurarsi il controllo dell'individuo. Una virtù che deve combattere contro passioni e desideri dell'individuo, in quanto le passioni, le emozioni e le tensioni sono in grado di travolgere ogni virtù, sciogliendo i legamenti che bloccano l'espressione dell'individuo nell'oggettività. Anche il concetto di libertà di Plotino è un concetto legato al proprio immaginario. La libertà per Plotino è legato all'intelligenza, l'uno di cui egli dice: l'intelligenza contemplativa è libera in quanto l'opera sua non dipende affatto da un altro, essa è rivolta tutta a se stessa e la sua opera è lei stessa. Essa riposa nel bene ed è priva di bisogni, è piena di sé e vive, diciamo così, secondo la sua volontà. La sua volontà è il suo pensiero, il quale è chiamato volontà perché è conforme all'intelligenza. Ora la volontà vuole il bene e il pensare dell'intelligenza è veramente nel bene. L'intelligenza possiede quello che vuole la sua volontà, la quale, in quanto così, lo raggiunge e diventa pensiero. Volete mettere come descrive Plotino il Dio padrone piuttosto che la Bibbia? Cioè, è un signore Plotino, ma veramente un signore. Cortocircuitando l'immaginario su se stesso, si ha la soluzione dell'immaginato, nell'immaginato stesso.
nulla che rientri nella vita se non quanto distrugga la vita e sia funzionale alla distruzione della vita. La vita, espressione come noi la conosciamo, viene privata della sua capacità di esprimere nous, viene privata della sua volontà, viene privata dei suoi bisogni e delle sue tensioni, viene privata del senso del bene per innalzare un immaginario che definisca la vita stessa e che nulla deve alla vita in quanto artefice e padrone della vita. Solo che quanto si attribuisce la libertà di questo immaginato è illusione del soggetto che nella quotidianità ha rinunciato a praticare la propria libertà. Quanto immagina Plotino e quanto Plotino ha sottratto alla propria vita quotidiana. Proviamo a constatare la prima cosa che teme Plotino: i propri bisogni, le proprie tensioni. A quei bisogni, a quelle tensioni, egli non è in grado di attribuire dei caratteri di bene, anzi, lo disturbano. Ed ecco allora immaginare un uno sottratto dalle necessità e dai bisogni a cui egli è sottoposto. Con cosa Plotino immagina che l'uno riempie la sua anima? Con se stesso. È un'affermazione che non dice assolutamente nulla se non quale rappresentazione del nulla. L'assenza dei bisogni e dei desideri è un anelito che si sviluppa fra gli esseri umani quale espressione della loro incapacità ad affrontare la vita quotidiana. Imporre questo concetto significa far diventare trionfante a livello universale quella che in realtà è la sconfitta nel quotidiano. Dice Plotino: dal momento che io non so far fronte ai miei bisogni, ai miei desideri, ai miei moti dello spirito che tanto mi turbano, che tanto mi massacrano, vorrei che ci fosse qualcuno in cui quei moti dello spirito cessassero. Solo che quei moti dello spirito, quelle passioni, hanno costruito ciò che tu sei, ti hanno portato ad elaborare quei moti dello quanto elabori. Se poi quei moti dello spirito hanno costruito la tua sconfitta che tu esprimi nella tensione dell'assenza dei bisogni, questo è un altro problema. È la manifestazione della tua sconfitta, del tuo desiderio della pace dei sensi che proietti su un immaginario uno a cui attribuisci quanto desideri. Associare a questo la volontà come manifestazione dell'assenza dei bisogni è azione non solo ardita, ma sotto certi aspetti ridicola. Come è ridicolo far esprimere volontà nel pensiero. Volontà è tale perché è azione materiale del soggetto, o il pensiero è manifestazione materiale del soggetto, o il pensiero in sé non può essere concepito da un individuo se non come proiezione immaginata della sua attività mentale. Dal momento che l'attività mentale di un individuo è un parlare continuo della ragione, è assurdo pensare un'intelligenza in la cui attività creatrice è quella del pensiero che contempla se stesso. Se non accettiamo il concetto di libero arbitrio nell'attività di possesso, dobbiamo necessariamente accettare un concetto di libero arbitrio nell'attività di sviluppo di un soggetto date condizioni determinate. Sottraendo il libero arbitrio all'attività di possesso, sottraiamo il concetto di libero arbitrio quale attività dell'uno. L'uno, cioè il Dio padrone, quando parlo di uno, l'uno, come espresso da Plotino, non ha le prerogative per esercitare il libero arbitrio, in quanto non esercita nous, teso alla trasformazione di se stesso, ma esercita se stesso e nell'esercitare se stesso pretende di imporre la virtù con la quale impedire agli esseri di esercitare loro stessi. Diventa assurda l'affermazione secondo cui soltanto l'immateriale è libertà, ma diventa corretto affermare che libertà è esercitata da ogni essere che organizza se stesso per sviluppare le proprie tensioni, per sviluppare il proprio libero arbitrio, l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive in cui viene spinto, in cui vive spinto dalle proprie tensioni, dai propri desideri e dalle proprie passioni. Questa è libertà. Non c'è libertà nell'uno di Plotino, come non c'è libertà negli esseri che subiscono la virtù dell'uno. Oh, guardate che Plotino, nel descrivere il Dio padrone, è un signore, ma veramente è un signore rispetto alle tesi bibliche. Naturalmente i cristiani hanno dovuto rapinare Plotino. Allora, in sintesi, facciamo sintesi di tutto il discorso che abbiamo fatto. Sì, la libertà appartiene agli esseri, qualunque essere esercita la propria libertà. Non esiste una libertà nell'immaginario, cioè io non posso desiderare la libertà di volare, io non ho le ali, cioè, sarebbe assurdo questo. Sì, no, Plotino poi è sempre il problema che i monoteisti danno sempre una definizione a priori di quello che gli altri pensavano, cioè nel senso che purtroppo
Plotino, quando probabilmente scriveva i suoi testi, faceva un riferimento a un ambito culturale suo particolare, di un certo tipo, di una certa levatura, di una certa capacità, di una certa profondità. I monoteisti arrivano, spazzano, cancellano tutto, e poi di cosa significano quelle parole vanno a scrivere loro un nuovo dizionario, vanno a stabilire loro cosa significa questo, e di conseguenza noi sappiamo del valore delle parole quello che è sopravvissuto o chi è stato abile a definire queste nuove parole, cioè a dare dei nuovi contenuti, a dare dei nuovi significati, è stato capace di riempire questo contenitore. Logicamente poi giocano le traduzioni, giocano anche le intenzioni, giocano anche le finalità con cui Plotino aveva scritto questo, perché logicamente, sai, le cose hanno sempre una valenza in base anche alla capacità di percezione, cioè nel senso che se noi ci troviamo in un ambiente filosofico o religioso in cui il monoteismo è l'unico che dà informazioni, che dà capacità, ed è l'uno che stabilisce qual è la dimensione del metodo di misura, quando si sente parlare di uno si andrà sempre a pensare all'uno del Dio dei cristiani, perché purtroppo l'ambiente è contaminato e intasato di questo. Questo è vero. Anche proprio perché le persone non sono capaci di comprendere la molteplicità che può avere una valenza di una parola, e soprattutto non sanno comprendere l'ambito culturale o filosofico in cui questa parola è inserita. E di conseguenza questo diventa un grave problema. Quello che logicamente Plotino ha preso di negativo è sempre questo discorso della contrapposizione, cioè nel senso che dire esiste un qualcosa che in un certo senso è positivo e qualcosa che è negativo, un qualcosa che va curato e un qualcosa che va trascurato. E qui commette per me un notevole errore, che sbaglia nel comprendere, che cioè che noi siamo composti da questo, cioè non possiamo prendere un uomo e scinderlo in due cose. Noi non abbiamo la possibilità di scindere l'acqua in ossigeno e idrogeno. Per l'uomo non è possibile, l'uomo deve convivere eternamente in questa condizione, di conseguenza in questa condizione è inutile, è assurdo ed è pericoloso dire una tua parte negativa. Data la nostra condizione in cui le passioni, la razionalità si sommano con l'irrazionalità, la freddezza con la passione, non possiamo dire trascuriamo una parte di noi, troviamo un sistema organico in cui queste cose possono servire a farci vivere meglio. Plotino ha anche un altro pregio, cioè lui riconosce che tutto il suo discorso, cioè tutto l'insieme dell'Eneadi, parte da quello che lui insegna, cioè dai suoi presupposti. Esatto. Cioè lui dice, se i miei presupposti da cui io parto fossero messi in discussione, cioè questo è quello che insegna questa scuola, però se i presupposti, chiaramente quello che diciamo non ha nessun valore. Sì, beh, la negazione di un assoluto o di un qualcosa che è intangibile dice no, cioè noi siamo noi degli elaboratori di alcuni presupposti, facciamo una scelta mitologica e in base a questa scelta che noi facciamo di riferimento, benissimo, non diciamo che è l'unica possibile, è quella che a noi piace. No, ma e oltretutto Plotino tiene presente che è uno dei più tardi, cioè siamo credo attorno al 200, per cui lui c'è già lo scontro in atto col cristianesimo, col anche varie forme di monoteismo, no? Che stavano crescendo, e la scuola di Plotino non è altro che una variazione ulteriore di quello che era l'antico platonismo, cioè per loro era già antico. Sì, ma vedi, a quei tempi c'era già un concetto purtroppo del monoteismo che veniva da Oriente, perché esatto. Se noi andiamo a prendere ad esempio anche Eschilo nella tragedia dei Persiani, in un certo punto mette nella frase del re dei Persiani, dice, fa, ma chi appartengono questi uomini? E altro risponde, fa, questi uomini non appartengono a nessuno, appartengono solo a se stessi, e risponde, cioè è già lì, e incita ed è manifesta per una concezione, cioè chi dice ma chi appartengono, l'altro dispone ma questi non appartengono a nessuno, appartengono solo a se stessi e combattono per la loro identità. Certo. E già avevamo una manifestazione proprio culturale notevolissima come Esilio nell'opera appunto di Persiani, in cui questa cosa viene fuori, viene manifesta, e che vuol dire che un tentativo di concepire tutto quanto legato a un fatto di gerarchia, ma di gerarchia negativa, in cui si apparteneva appunto come degli schiavi presi da situazioni medio orientali un po' particolari, cominciava ad affiorarsi, e soprattutto all'interno appunto, ricordate sempre che il pericolo del monoteismo non è un pericolo del monoteismo che deriva soltanto dal cristianesimo, derivava già dall'ebraismo, e soprattutto già i greci erano consci che poteva esistere una funzione di dominio religioso sugli uomini dettata da una funzione di tipo religioso. Esatto. Perciò anche loro erano a conoscenza di queste tematiche, e logicamente molte volte sono state elaborate dei tentativi di conciliazione in questo senso, perché non è che si facessero le guerre di religione per questo, cioè si cercava di dibattere da un punto di vista filosofico dando un certo presupposto. Tieni presente che anche quando Platone parla dell'attività demiurgica, no? Cioè il venire in essere delle coscienze non ha nulla da che spartire col termine di demiurgo,
cioè sì. Il termine demiurgo diventa un termine molto tardo che viene utilizzato, viene ripreso da Platone e si fa la truffa di Platone, cioè in pratica si mette in bocca a Platone delle cose che lui non ha assolutamente detto, insomma, e probabilmente neanche pensava, cioè perché il problema di pensare certe cose deve essere anche posto. Cioè, se io non, culturalmente non mi pongo quel problema, sì, esatto, neanche lo penso quel problema. Infatti l'azione demiurgica non era altro che il venire in essere che trattava Platone, mentre dopo è stato trasformato come il demiurgo, il creatore, per cui... Ma ce ne sono, dico, mia figlia dico, adesso va all'università, no, sta facendo il corso di storia romana. Allora, la prima cosa che gli hanno detto è che ha fatto. Intanto toglietevi dalla testa che i patrizi erano i ricchi e i plebei i poveri. Cancellare questo, ma questo non è vero, questa è un'idea molto tarda, esatto, che arriva e viene usata dal cristianesimo per divisione. Non è vero. In realtà lo scontro, ho spiegato, era uno scontro più di carattere etnico, perché a quei tempi, anticamente, Roma era in mano agli Etruschi. E gli Etruschi stavano per essere scalzati dai Latini nel controllo di Roma. Allora, Etruschi e plebei in realtà non erano ricchi e poveri, ma erano solo due ceti che vivevano a Roma, e ci sono dei contrasti, perché uno dice che i patrizi erano gli Etruschi e gli ebrei i plebei i Latini. In realtà si è scoperto che era esattamente il contrario. Cioè, gli Etruschi erano i plebei. Perché questo? Perché sembrerebbe che gli Etruschi avessero il controllo della capacità di bonifica, mentre invece i Latini questo non ce l'avevano. E nel passaggio del tempo, quando gli Etruschi hanno dovuto ritirarsi, hanno avuto casini, cos'è che hanno tralasciato? Hanno tralasciato la tecnica di bonifica, che era tenuta con una specie di segreto, che loro avevano, anche perché è potere, la conoscenza è potere, e ci sono state molte pestilenze, fra i quali il carbonchio, fra i quali fatalità, no? E invece i patrizi erano la nuova classe, cioè non era la classe gente, era semplicemente quelli che arrivavano, i Latini, che si integravano, però non era una questione di ricchi e di poveri. Sì, ma infatti. Però ci sono voluti quanti? 1000 anni, 1500 anni per sapere una roba del genere, cioè lo si sa adesso, insomma. Infatti, sì, ma sai, tutto quanto quello che appunto che rappresenta il passato è stato mistificato. Beh, d'altronde, se dopo andremo a accennare, potremmo persino andare via anche all'attualità, cioè come un fatto successo un anno fa, però non è stato mistificato finché alla fine qualcuno ha stabilito chiaramente quali erano i contesti. E su un fatto di attualità, per un anno qualcuno ci ha marciato sopra, ci ha raccontato moltissime cose, e questo è indice di cosa? Di una volontà di non far conoscere le cose come sono, di non dare alle persone gli strumenti di informazione, e soprattutto di giocare chiaramente su dei fattori puramente emozionali ed emotivi su cui sconvolgere le persone. E le persone hanno questo difetto. Vuoi che partiamo già? No, stavo controllando per stare nei tempi. Ti do il via, dai. Ti do il via. Va bene. Allora.